Il paradiso, puntata del 28.04, Marcello in dipartire, Conti sospetta di Tancredi. Nella settima stagione della soap opera Il paradiso delle signore proseguono i colpi di scena. Nell'episodio che verrà trasmesso su Rai 1 il 28 aprile 2023, Marcello Barbieri, Pietro Masotti, sarà in procinto di partire da solo per recarsi a Ginevra alla ricerca della contessa Adelaide di Sant'Erasmo, Vanessa Gravina. Intanto i sospetti di Vittorio Conti, Alessandro Tersigni, sull'incendio al mobilificio Frigerio si concentreranno su Tancredi di Sant'Erasmo, Flavio Parenti, il direttore sarà pressoché certo che sia il marito di Matilde, Chiara Baschetti, il responsabile della distruzione della fabbrica. Gli spoiler della 155 puntata dello sceneggiato pomeridiano che verrà trasmessa venerdì 28 aprile. Come sempre a partire dalle ore 16:05 circa, dicono che Marcello prima di recarsi a Ginevra per rintracciare Adelaide scriverà un biglietto a Ludovica, Giulia Arena, e glielo farà trovare al circolo. A quel punto sarà Ferdinando Torrebruna, Fabio Fulco, scoprirà cosa è successo tra Barbieri e la sua fidanzata. Intanto Ezio, Massimo Poggio, sarà nostalgico appena arriverà un regalo per il matrimonio di Gemma, Gaia Bavaro, e Roberto, Filippo Scaraffia, arrivato da parte di Gloria, Lara Comar. Successivamente Vittorio dopo un incontro sarà pressoché sicuro che il colpevole dell'incendio avvenuto diversi anni prima al mobilificio Frigerio sia veramente Tancredi. Intanto a Milano ritornerà sorprendentemente Agnese, Antonella Attili, mentre Matilde spronerà il cognato Marco, Moisè Curia, a confessare che cosa prova per la sua ex fidanzata Gemma. Nell'episodio precedente del 27 aprile, il direttore Conti porterà avanti le indagini sulla distruzione della fabbrica Frigerio per scoprire se ci sia dietro lo zampino di Tancredi. Nel frattempo il capo magazziniere Armando, Pietro Genuardi, non saprà se sia il caso di andare a vivere a Londra. Dopo la decisione della sua dolce metà Agnese di non tornare nel capoluogo lombardo. Intanto Marco non vorrà svelare quali sono i suoi sentimenti nei confronti di Gemma. Nel frattempo Alfredo, Gabriele Anagni, e Clara, Elvira Camarrone, si avvicineranno ulteriormente. Marcello convincerà la sua ex fidanzata Ludovica ad accompagnarlo a Ginevra, ma proprio quando saranno in procinto di partire succederà qualcosa che cambierà le carte in tavola. Caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.